Cari amici, buonanotte. Sono esattamente le 3 e 5 del mattino. Stiamo per partire per farci ben 400 km in direzione Lazio. Ci fermeremo a Nettuno, ci aspetta Simone Chiariglione. Una grande avventura quest'oggi, un'avventura che ha un obiettivo ben preciso, il grande predatore. Non ci accontenteremo quest'oggi del solito dentice preso a traina, ma cercheremo di andare a cercare la grande ricciola. Non saranno né i chilometri da fare né la levataccia a spaventarci. Montiamo in macchina che Simone ci aspetta. Dopo un lungo viaggio siamo arrivati a destinazione, ospiti del mitico Simone Chiariglione, in arte Simone Gic. Ciao a tutti. E quest'oggi traina, una traina un po' diversa, una traina insolita, perché butteremo un occhio agli abissi. In particolare osserveremo quelli che sono anche gli atteggiamenti e gli istinti predatori del pinnuto in caccia. Tutto questo grazie a un equipaggiamento che ci permette di osservare cosa accade all'esca in pesca. Poi magari approfondiremo questa questione. Grazie a Simone abbiamo un'abbondanza di esca. Non è stato facile, però grazie alla sua esperienza e anche a qualcosa in più che adesso vi dirà lui, è riuscito a ottenere un buon quantitativo di esca viva. In particolare con cosa andiamo a pescare, Simo? Allora, siamo usciti ieri sera e al tramonto abbiamo catturato soltanto 3 calamari. C'era tanto vento, il mare era veramente difficile. Dopo qualche ora di sonno siamo riusciti alle 3 del mattino e abbiamo reperito altri 9 calamari. Abbiamo pescato con gli 10 hunter dell'azienda Rapture e hanno fatto veramente la differenza. Altre persone che stavano pescando, purtroppo mi dispiace per loro, ma non sono riuscite a reperire calamari, forse dato dal fatto degli artificiali sicuramente. Gli 10 hunter funzionano veramente alla grande. Bene, quindi quanti ne abbiamo in totale? 12. 12 esche da mettere in campo per questa traina un po' insolita. Io direi che è arrivato il momento di andare, speriamo bene. Siccome a noi le cose facili non ci piacciono, questa notte ci hanno regalato una semina di reti e palamiti intorno allo spot, quindi il grado di difficoltà aumenterà notevolmente, dovremo fare lo slalom e in caso di cattura dovremo gestire il pesce cercando di fare in modo di salvarlo dalle reti, sennò finiamo che lo regaliamo ai pescherecci se si va a infilare in una rete, quindi ancora più difficile e ancora più divertente. Esatto. Mettiamoci velocemente in pesca, abbiamo a disposizione due canne top di gamma del catalogo Trabucco, in particolare la T-Game 8-12 libre che metteremo casomai in pesca in un secondo momento. Partiamo però con la Windrose Pro Fighter abbinata a un Maxel nella versione OB, specificamente costruito per la traina col piombo guardiano. Andiamo velocemente in pesca perché il sole è già alto e vogliamo dei risultati tangibili e velocemente. Spesso ci chiediamo perché i pesci non attaccano, perché ci inseguono, perché li vediamo sull'eco ma non mangiano. Tutto questo ve lo sveleremo oggi con le nostre riprese subacquee. Va bene, che si colpa luce da bene. Thank you.
alla salute. Alla salute. Anche il caffè a bordo, Simone. Lo offriamo agli amici di Tenerfish. Agli amici. Gin. Problemi tecnici, ovvero abbiamo attaccato il fondo, abbiamo perso tutto il terminale, ci impongono per questioni di velocità di cambiare canne e passare dalla Wind Rose Pro Fighter alla T-Game. La mettiamo in pesca per ottimizzare la pesca, la velocità di pesca, mentre la T-Game sarà in pesca e nel frattempo ricostruiremo il terminale della Pro Fighter. Mangiata quasi in diretta, ragazzi. Si balla! Sa che si è arroccata. Sì, si è arroccata. Come lo vuoi? Di dove? Di qua. Piano, piano. Si è arroccata, questa era una certa, di sicuro. Ero certo, sicuro. Eppure l'ho staccata parecchio da fuori. Ragazzi, la cernia, così pensiamo si tratti di una cernia, si è infilata in una buca. Ora io sto facendo la manovra contraria per cercare di farla uscire, l'unico sistema. Visto che lo stratagemma non ha funzionato, ora io comincio a girare intorno alla buca mentre Simone lo tiene ancora in tesa. Cerchiamo in tutte le maniere di salvarla. Niente da fare. Stiamo cercando la rottura, tanto... Mai. Ce la facciamo. Nella pesca si vince e si perde. Mi sa che questo giro abbiamo decisamente perso. Ah, anche da tanto. Ha vinto lei. Comunque era bella cernia. Era un pescione.
Eccolo qua, grande Simo! E dai! Andiamo un po' a vedere questo coccodrillino. La sorellina minore dell'esigenza. La 812. Adesso è una sorellina minore. Ha una vetta molto sensibile e ti fa sentire anche le minime tonche. Che bellezza! Spettacolo, ecco qui ragazzi. Che spettacolo ragazzi! Mega male direi! E micidiali Shinken 5180, ragazzi! Misura 80. 80. Per oggi hanno ferrato con decisione tutti i pesci, anche la cenere era stata bucata bene. Sì, è stata ferrata, però purtroppo si è intanata e non ci si può fare il nulla. Il problema è che la massa ha vinto sulla classe. Quindi... poi la rivedremo sulle riprese subacquee, cosa è successo e vedremo... E infatti abbiamo la telecamera, quindi ci dirà cosa è accaduto a quella cenere, se era una cenere. Secondo me anche era una cenere. Abbiamo... sfruttato la potenza della T-Game, ora mettiamo in campo cambio di canna e mettiamo in campo la Windrose Pro Fighter. Questa qui in particolare è una 20-30 libri, vediamo se darà i risultati sperati. Eccolo. E è arrivato il momento anche della Windrose Pro Fighter. Guardate queste canne. Che azione che hanno. Anche su pesci non giganteschi, divertimento è assicurato. Il vertice adesso ha mollato, non è un pesce gigante però divertente. Vediamolo un po'. Bel pesciotto anche questo, che va in collezione con, esatto, con l'altro. Una mangiata difficile, una mangiata che ha richiesto un rilascio del filo. Poi comunque grazie al filo XPS for Carbon Salt Water abbiamo dei coefficienti di visibilità decisamente alti, quindi il pesce più timido alla fine c'è. Ragazzi, ci incantiamo a guardare l'ecoscandaglio con le sue marcature. Marcature staccate dal fondo che testimoniano sicuramente la presenza di ricciole. Simone ce l'aveva garantito, ci aveva avvertito che in zona erano presenti. Ora speriamo che mangi. Tanto più che, Simone, abbiamo le riprese della telecamera subacquea, quindi insomma... Sì, le marcature, Saverio, come hai detto tu, sono veramente imponenti, sono delle marcature veramente ben disegnate, quindi speriamo che almeno una ricciola ci degni della sua presenza. Io ci credo. Speriamo. Io ci credo. Io anche, sono fiducioso perché le marcature ci sono, i pesci ci sono, quindi ci vuole solo tanta fiducia. Attendiamo. We'll be right back.
questo è un bel pesce. Questo è un bel maialino. Tontorello. Lo stavo fuori da secca, Esa, questa è ricciola. Mi sembra ricciola, Esa, eh. Mi sembra, non vorrei sbagliare, però. Se un dente ci fa 11 minuti. Questa è buona ora. No, no, dai. Abbiamo portato il pesce fuori dalla secca, onde evitare delle rotture inaspettate. Siamo su un fondale di 50 metri, quindi siamo sul pulito. Guardate la Wind Rose Low Fighter in combattimento. Che schiena, ragazzi, che schiena questa canna. E la schiena di Saverio? No, dammi il tuo. Sarà un tono. L'adrenalina è a 1000, ragazzi. Anche gli ematomi a livello ematomi inguinale. A livello inguinale sono a 1000 anche quelli. Occhio, 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 Simonami. Volevo arrivare a questa soluzione, ma la taglia è veramente troppo grossa. È veramente grande, quindi abbiamo dovuto raffiare. Che cattura, ragazzi, è spaventosa. Beh, insomma, ma direi che è un bel pescetto. Beh, diciamo che ci siamo divertiti. Non ci schiacciamo il 5 perché non ce la facciamo. Che bellezza, ragazzi. Bella, bella, bella. Pesce gli over. Gli ami della Shinken, fenomenali. Filo X, da dire. Filo Floor Carbon. Salto vuota di casa Trabucco, XPS, come avete visto, appena uno 0,60 ha dato veramente dei risultati incredibili, ragazzi. Questo è un pesce over, un pesce veramente over. Un bacio, Leo, dai. Bravo, un bacio. In un altro punto perché... Allora, ragazzi, il sole sta tramontando, quindi ci conviene che raggiungiamo il nostro porto, così vi facciamo vedere tutte quante le specifiche di questa tecnica di pesca. Siamo appena rientrati in porto e volevamo entrare nello specifico sulle attrezzature che abbiamo utilizzato oggi. Abbiamo utilizzato due tipologie di canne, la T-Game e la Wind Rose Pro Fighter. La T-Game è disponibile in 5 modelli, 2 da 6 piedi e 3 da 6 piedi e 6. I modelli da 6 piedi sono disponibili nella versione 12-20 e 20-30. I modelli invece da 6 piedi e 6 sono disponibili la 8-12, che è questa che abbiamo utilizzato oggi, la 12-20 e la 20-30. La Wind Rose Pro Fighter invece è disponibile nella misura da 6 piedi, da 12-20 libbre e 20-30 libbre, invece nella misura da 7 piedi è disponibile la 8-12 libbre, 12-20 libbre e 20-30 libbre, che è la canna in questione che abbiamo utilizzato oggi per tirare la bellissima ricciola. Parliamo di specifiche tecniche che sono state scelte per equipaggiare questi due gioielli che oggi ci hanno fatto così tanto divertire. Entrambi gli strumenti sono equipaggiati con anelli SeaGuide, quindi totalmente resistenti agli agenti atmosferici, in particolare della salsedine. Si tratta di corpo in acciaio inox e pietra SIC, ovviamente stiamo parlando di anelli. Il manico presenta struttura SIC butt, che non è altro che una struttura rigida che permette il facile sfoderamento dal portacanne anche quando il pesce ci flette la canna con decisione.
Per quel che riguarda le azioni, sono due azioni simili ma con delle piccole differenze. La Pro Fighter ha un'azione un po' più dolce rispetto alla T-Game, che invece presenta un'azione più spiccatamente di punta. Si tratta chiaramente di due esemplari di canne no limit che danno grandi risultati in qualsiasi contesto di pesca in cui vengono impiegate. Parliamo adesso di mulinelli. Abbinate alle nostre canne abbiamo utilizzato i Sea Lion. Sulla T-Game abbiamo utilizzato il Sea Lion classico, ormai conosciutissimo da tutti come garanzia, come potenza di un grande mulinello. Oggi vogliamo presentarvi la novità, l'evoluzione del Sea Lion classico, il Sea Lion B. Il Sea Lion B, che ha un rapporto di recupero di 4,5 a 1, è disponibile in 3 libraggi, 6, 9 e 11 kg. Oggi nello specifico abbiamo utilizzato la versione di 9 kg, che ha 8 kg sullo strike drag e 10 kg sul full drag. Questo mulinello presenta 10 cuscinetti a sfera in acciaio inox antisalsedine. La linea Sea Lion OB, cioè questi mulinelli, è stata creata specificamente per l'utilizzo di braided line, quindi di trecciati, indicatissima per la pesca con il downrigger, quindi l'affondatore, o col piovo guardiano, come abbiamo fatto giusto appunto quest'oggi. La bobina ha una misura maggiorata per adattarsi perfettamente a questa tipologia di pesca. Il corpo vanta una solidità senza eguali. La bobina e le guance laterali sono forgiate a freddo. La frizione è micrometrica con dischi in carbonio, quindi un assetto totale creato per una macchina destinata a fare storia. Parliamo adesso della costruzione della lenza, che più interessa agli appassionati che seguono il canale YouTube di Trabucco e Italian Fishing TV. Abbiamo creato una sorta di long arm, quindi un lungo bracciolo di 8 metri, lungo, relativamente lungo, perché generalmente le misure canoniche della traina col piombo guardiano recitano dei braccioli di circa 20 metri. Quest'oggi l'abbiamo più che dimezzato, perché chiaramente qui Simone consigliava di stare corti, perché abbiamo a che fare con dei drop particolarmente taglienti e quindi avere un bracciolo più corto minimizza il pericolo di taglio. Per quel che riguarda invece le specifiche tecniche del tipo di filo e del braided in bobina e degli ami, chiedo a Simone cosa abbiamo messo in pesca quest'oggi. Allora, partendo dal mulinello Saverio, abbiamo caricato una treccia dello 0,28 che è pari ad un 50 libbre. Okay. Pari ad un 50 libbre perché c'era la presenza di ricciole, quindi ci serviva una treccia che comunque fosse abbastanza resistente, e abbiamo scelto per una 50 libbre. Perfetto. Come finale abbiamo usato ormai il classico XPS Fluorocarbon Salt Water, che vanta ormai le sue doti di trasparenza e di resistenza all'abrasione ormai ineguabili. Lo conosco a tutti, ormai sì. Lo conosciamo benissimo. E come ami abbiamo usato la serie 5111 nella misura 8.0. Nella misura 8.0 perché? Perché i calamari erano abbastanza grandi, erano di una taglia notevole, e i pesci che dovevamo insidiare erano le grandi ricciole. Così è stato. Cioè, è avvenuto, quindi. Così è stato. Quindi ami Shinken, serie 5111. Misure per i mari, questi mari che vantano dei mostri, misure importanti. Sì, per mari un pochino più modesti vanno bene anche misure 4.0, 5.0, 6.0. Questa bellissima avventura si è conclusa con 3 splendide catture. Non potevamo chiedere di meglio: una bellissima ricciola a paiolo, 2 bedentici. Che chiedere di più, Saverio? Pesci da sogno, attrezzature al top, divertimento a 1000, una trasferta faticosa per noi che siamo partiti da Livorno, e per lui e per me che sono tutta la notte a riferire i calamari, tutta la notte a fare calamari. C'ha alle spalle 24 ore non stop di pesca, però ne valsa la pena. Sì, ne valsa veramente la pena. Io ringrazio Simone per l'invito. Grazie a te, Saverio, che ogni volta vieni. Cercherò di ricambiare quanto prima, e non ci resta che salutare gli amici a casa e rimandarli al prossimo appuntamento di pesca. Certo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Alla prossima.